allestito questi locali chiamati Vuttari, come li chiamavano prima, l'ho allestito con queste mie opere che rappresentano un po' anche la vita del Cilento, perché le opere hanno un significato preciso nei momenti di vita del nostro territorio. Mi piacerebbe dire qualcosa di più per quanto riguarda i ragazzi, portare ai ragazzi la conoscenza che nel Cilento ci sono degli artisti, non come me, anche altri, che mostrano le loro opere per dare un valore al territorio e al paese. E io lavoro a Stio Cilento, naturalmente lo stiamo dicendo, e nella mia bottega ho voluto, diciamo, da diversi anni avviarmi in questo percorso di sculture sul legno. I legni sono del nostro territorio, e anche sulla liuteria, che sono anche costruttore di chitarre, che non ho lasciato la passione per mostrare queste mie opere che realizzo sul legno, naturalmente. Le scuole sarebbero interessanti perché i ragazzi devono assolutamente essere informati anche sul fatto che l'arte, l'artigianato fatto con le mani, senza mezzi meccanici, ha un valore inestimabile, un valore sicuramente non tramonterà mai. Lavorare un pezzo di legno per realizzare un'opera con le proprie mani, e realizzare l'idea, tirar fuori l'idea di che cosa si vuole far vedere della propria arte, è qualcosa di grandioso. Per contattarmi è semplice: www.bottegacampitiello.it, c'è cioè il sito, ci sono gli indirizzi, i numeri di telefono e la mail, quindi Omecamp è la mail che leggeranno sul sito, Bottega Campitiello.